Angela Pomeriggio 5, l'attrice parla del suo rapporto con la Rinaldi. Dopo il confronto a Domenica Live, Eva ha confessato di non aver interrotto la sua amicizia con Nadia ma continua per la sua strada sul caso Monte. Eva Enger è stata ospite della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda su Canale 5 ieri, lunedì 19 febbraio. L'attrice ha parlato del suo rapporto con Cancelletto Nadia Rinaldi, anche lei eliminata dall'Isola dei Famosi. Le due attrici si sono confrontate nel salotto di Domenica Live sul caso di Francesco Monte e dell'introduzione da parte di quest'ultimo di marijuana all'interno del reality video. Eva ha sempre sostenuto che anche Nadia ha visto l'ex tronista mentre fumava e addirittura acquistava la droga, ma la Rinaldi non ha confermato questa tesi. Come sono cambiati i rapporti tra le due? Il confronto a Domenica Live. Eva non se la sente di buttare via 22 anni di amicizia con Nadia, le due donne sono ancora in buoni rapporti, nonostante la Rinaldi non abbia sostenuto tutte le affermazioni fatte della Enger da quando è stata eliminata dal reality, circa l'ormai famoso caso del cosiddetto Cannagate. L'attrice romana, seppure contraria ad alcuni comportamenti del giovane, video, ha più volte ribadito di non aver visto in prima persona Francesco mentre fumava marijuana e inoltre vuole tirarsi fuori da tutti i discorsi che riguardano la droga, avendo avuto in passato dei problemi seri con questo argomento. In ogni caso, Eva comprende il punto di vista della sua ex collega di reality, ma continua per la sua strada. Dopo il confronto avuto davanti a Barbara D'Urso, il pubblico temeva che l'amicizia tra le due avesse subito una fermata d'arresto, ma in realtà così non è stato. A confessare che tutto è rimasto come prima è stata Eva stessa, dicendo che dopo la puntata di Domenica Live lei e Nadia sono andate a cena insieme con le rispettive famiglie, rimanendo a chiacchierare fino alle 3 di notte, per cui i rapporti sono rimasti ben solidi. La Enger non vuole costringere nessuno ad esprimersi sul caso di Monte, ma non ritratterà. Eva sicura della sua tesi. Eva è certa di ciò che ha detto, l'attrice è convinta che ben presto le prove contro Francesco verranno fuori e saranno inequivocabili. Mentre l'ex tronista sta tentando di tutelare la sua immagine, la Enger non ha intenzione di mollare la presa perché è sicura delle affermazioni che ha fatto, anche ai microfoni di Striscia la Notizia. Il TG satirico di Antonio Ricci, a tal proposito, ha anche mandato un fuori onda che riguarda proprio il dialogo tra le due ex naufraghe, Nadia non conferma, ma neanche smentisce, piuttosto preferisce non dire nulla in merito. Di certo la questione è ancora ben lontana da una risoluzione, anche perché Eva non vuole mettere tutto a tacere, anzi sembra mettere altra carne a fuoco. Inoltre, la donna è stata anche ironica nei confronti di Monte, dicendo di provare tenerezza per il ragazzo, visto che Paola Di Benedetto, che si era avvicinata al ragazzo al punto tale che si vociferava di una possibile sorpresa da parte di Francesco alla madre natura di Ciao Darwin, video. Ora è vicina a Marco Ferri. La querela è aperta, ora più che mai. Ecco.